E qui vediamo infatti apparire Scott Pollard, non entrato per decisione del tecnico in gara 2, solamente 4 minuti in gara 1. Il secondo fallo prematuro di Vlad Divac consiglia a Rick Adelman di buttare nella mischia il biondo ed è tutt'altro che una scelta sbagliata secondo me. Tiro libero supplementare per la Friends. Fuori partita in gara 1, 3 falli nei primi 15 minuti, doppia doppia invece in gara 2. Ecco qui le cifre di Scott Pollard che praticamente la serie la inizia in questo momento. Ancora la Friends contro Weber, marcatura davanti, possibilità di lob, gran ricezione per Weber che poi però si mangia la schiacciata. Pessima difesa dei Dallas Mavericks che a mio modo di vedere devono venire attaccati da Pollard, dal quale in questo momento Nowitzki si sta staccando dimostrando che Pollard è pericoloso. Se no il centro area per Weber diventa complicato. 19 punti dei Kings nonostante la schiacciata sbagliata da Weber poc'anzi. Il palleggio di Nash muove molto bene i piedi. Bibi lo scarico per la Friends, non c'è una spaccatura ideale adesso nell'attacco dei Dallas Mavs. Ancora accettato il cambio, Stojakovic contro Nash, arresto, tiro, va corto questa volta, si lotta a rimbalzo, attenzione che è arrivato Pollard. È decisamente arrivato Pollard, non cambia ritmo della gara, c'è anche Greg Buckner in campo, non puoi lasciare a Stojakovic questo tiro. È andata bene ai Dallas Mavericks che si è uscito, però Dallas sta difendendo veramente male. Finora Stojakovic invisibile in attacco, Nash però non sta trovando le armonie che hanno reso la sua gara 2 qualcosa di indimenticabile. Andiamo a rivedere in precedenza, la Friends tagliato fuori, poi che sbagli la schiacciata rileva il giusto. Esatto, Flavio, cosa vuoi di meglio per i Kings? Una schiacciata da Weber da lì e un tiro di Stojakovic col primo avversario a 4 metri. Con questo atteggiamento Dallas è nei guai, il più continua a entrare. Nash, devono entrare i tiri da 3 punti per rendere quell'attacco credibile e prevedibile. Ci pensa il cinese. Vai col cinese, Wang Zhuzhu a bersaglio con la tripla che fa esplodere l'American Airlines Center. Ricezione in post basso per Chris Weber. Weber attacca il canestro, questa volta però forza il rimbalzo è per Greg Buckner che in questa serie viaggia a un rimbalzo ogni 2,6 minuti di media. Nash con un tiro alla Nash, vi assicuro che li ha messi tutti nel secondo tempo di gara 2 ed erano anche più difficili. Christie, che forza, e Nash si dimostra campionissimo rubando palla, poi palla docilissima per Nowitzki stoppato da Pollard, una prodezza dietro l'altra. Ale, tutti da quest'altra parte con i Sacramento Kings. Bibi dal palleggio contro Finley, vediamo se riesce a fare almeno un passaggio, per ora è una miriade di palleggi sul cambio Nowitzki e alla fine in pivot medio fallo di Nash su Doug Christie. Sì, di tutto, tra il tutto tirerei fuori questo, Flavio, perché il cinese prontissimo tra l'altro a mettere la tripla sul primo possesso che rende quindi comprensibile le penetrazioni di Nash. C'è Pollard, non lo ritiene un attaccante pericoloso, metto il cinese che mi dà attacco, marca Pollard, dovrebbe essere possibile, e accoppio Nowitzki con Weber. E Pollard però in difesa, come avete visto, è abbastanza buono. Penetrazione di Bibi, arriva fino in fondo, non c'è aiuto. Due facili per l'ex giocatore dei Grizzlies. Se metto il cinese vuol dire che è uscito la Friends, l'unico giocatore che ho però per poter rendere quelle penetrazioni più complicate. È una partita a scacchi, si cerca di prendere un minimo vantaggio sull'avversario, però in questo tipo di basket qualcosa concedi. Attenzione perché comunque è una partita a scacchi che per Nelson comincia soprattutto nel momento in cui arriva sul terreno Nick Van Exel, giocatore e persona discutibile ma comunque un all-star, e avere un all-star che parte con la palla in mano come sesto o settimo uomo è qualcosa che non possono permettersi in tanti, come Nash non se lo possono permettere in tanti. Non ruota la difesa, due facili di Buckner. Validissima l'osservazione di Flavio, però per poterti permettere questo ci vuole che Nash difenda su Christie o Bobby Jackson molto bene, e peraltro è in grado di fare questo e cose più difficili di questo, come portare fuori Elizabeth Harley e trovare il suo sì. Qui viene battuto, ma lo scarico per Pollard è inatteso per il numero 31 di Sacramento, palla persa Kings. Bibi sta giocando una buona partita, entra con facilità, qua ha esagerato nel cercare probabilmente Pollard, aveva già la linea verso il canestro, è una cosa che però nell'NBA non pensi succede, invece con i Dallas Mavericks succede, batti l'uomo e vai fino in fondo. Nash batte l'uomo, arriva l'aiuto di Pollard, recupera la posizione Bibi, arresto e tiro di Nash, incredibile la fiducia incrollabile che questo ragazzo ha nei propri mezzi. Weber dall'altra parte, ecco, come vedete non sembra esattamente la partita dell'Est. No, è un po' diverso, ma non sembra neanche una partita NBA perché non hanno altre squadre che giochino così i proprietari NBA. Qua stanno invitando Nash ad andare dentro, però Nash come al solito non raccoglie il palleggio e quindi è un problema.
Buona rotazione della palla, tiro da tre, sbagliato, il cinesone a rimbalzo, poi deviazione di Stojakovic e palla controllata da Pollard, mentre Nelson protesta cercando di proteggere il cinese e credo venga colpito da una grande T. Eccolo qui Don Nelson con cravatta color vino e Donnie Nelson, doppia N, il figlio che cerca di fermarlo. Il tecnico l'ha preso papà, il figlio voleva evitare l'espulsione, sennò deve allenare lui. Vittoria in gara 1 per il Sacramento Kings, una vittoria in gara 1 nelle serie al meglio dei 7 partite ha prodotto un successo nella serie nel 79,7% dei casi, il che mi sembra un dato sempre da tenere presente. Qui vedete intanto raddoppio ormai fisso su Steve Nash e poi clamoroso errore questa volta da parte di Christie. Sì, però raddoppiano il pick and roll in questo modo, lo blizzano, ci sono troppi giocatori che possono muoversi verso canestro e soprattutto anche se lo raddoppi Nash non raccoglie quel palleggio, mi sembra un po' un sanguinare davanti allo squalo. Soprattutto quello non è neanche tanto un raddoppio quanto proprio mettergli due giocatori vicino per costringerlo a scaricare, però non a scaricare a uno che è solo sotto al canestro. E intanto arriva Van Exel, forse zona per Dallas, ricezione per Scott Pollard, più 10 kills. Zona Dallas 3-2. 2:45 al termine del primo quarto, partita che dà subito tantissimi motivi di interesse, tantissimi stimoli. Blocco di Van Exel per Nowitzki, si apre per ricevere, lo fa solamente vicino alla linea centrale del campo, adesso può attaccare dal palleggio Bibi, recupera il palleggio stesso, Nowitzki raddoppiato, Weber buona difesa, sbaglia Nowitzki, arriva Wang dal lato debole, ancora due per il cinese. Sostanzialmente zona anche per Sacramento, due squadre a zona. E due squadre a zona sono state anche nell'altra partita NBA di questa giornata di playoff tra Charlotte e New Jersey. Intanto Pollard minuto in questa serie può anche giocarlo. E soprattutto con la testa giusta. Mi marca Nowitzki, mi marca Wong. Io gioco uno contro uno. Ce l'ha questo uno contro uno. Wong qua proprio non poteva difendere su di lui. Impatto impressionante di Pollard, completamente dimenticato come avete visto in precedenza in gara 2. 4 punti per Scott Pollard e se qualcuno avesse detto che nel primo quarto il protagonista offensivo di gara 3 proveniente da Kansas sarebbe stato Scott Pollard e non Ralph LaFrance, sarebbe stato rinchiuso in un manicomio. Sì, non facile, i due si sono beccati con simpatia essendo amici, avendo giocato assieme a lungo e non avendo mai vinto niente per colpa di Bibby che giocava nell'Arizona che li ha eliminati. Nato a San Diego Scott Pollard, ma che nel Kansas ha la sua residenza estiva. 29 punti già sul tabellone per il Sacramento Kings. 2 minuti abbondanti per chiudere il primo quarto. Palleggio per Van Exel. Adesso Dallas cerca di congelare un attimo il ritmo. Ancora Doug Christie che accetta il cambio. Bibi contro file, aiuto forte. La rotazione sotto non arriva e comunque non c'è bisogno. 2 di Michael Finley. Tornato la France per il cinese. Quella marcatura è un pochino complicata per dover prendere Christie, quindi Nash è fuori e c'è Finley, Van Exel è l'unico playmaker. Intanto Weber per Scott Pollard che va ancora a bersaglio. Se questo è Chris Weber come aggressività, al di là di qualche forzatura, per Sacramento è tutta un'altra partita. Sì, un'altra cosa che Pollard fa e che Vlade Divac non fa, si muove molto bene senza palla per farsi trovare sul taglio, mentre Divac è un giocatore più stanziale, questo mette in difficoltà difensivamente Dallas. Qui Scott Pollard secondo me ha fatto una cosa buonissima facendosi trovare pronto e poi dimostra di sapere anche finire, e una cosa buonissima ha fatto anche dall'altra parte, fermato però per un fischio arbitrale, tutt'altro che da escludere che il secondo fallo di Divac indirettamente non abbia favorito il Sacramento Kings mettendo dentro a questa serie un giocatore che nell'unica vittoria di regular season su 4 tentativi di Sacramento su Dallas è stato a dir poco protagonista, anche perché allora Weber era ancora in bacino di carenaggio. Sì, avete visto nell'azione precedente quanto Weber voglia vedere Pollard muoversi su quel raddoppio, adesso Weber gioca il post basso ed è tutto un altro Weber, secondo me anche tutta un'altra Sacramento. 3-1 Dallas, dicevamo in stagione regolare, la vittoria dei Kings è datata 29 novembre, Dallas che ha vinto sul campo dei Sacramento Kings, una rara vittoria nella zona Pacific. Prima dell'inizio di questa serie, 18 partite nella zona Pacific nei playoff, una sola vittoria nell'84 a Seattle. Qui intanto Bibi va dove vuole, come vuole e quando vuole. Si va troppo dentro in questa difesa, è entrato il Justin Timberlake del Bosforo, Edo Turkoglu. Turkoglu con pettinatura bionda provocata dal parrucchiere di Scott Pollard. Qui nessuno
si perita di andare a chiudere la linea di fondo. Michael Finley ci mette anche un po' di mostarda su quel movimento, gran schiacciata per il nativo di Chicago, ancora Bibi fino in fondo, stavolta è arrivato qualcuno, fallo duro, ma Bibi continua a battere l'uomo con facilità disarmante.